Cominciamo la nostra omelia dalle ultime parole del Vangelo. Va e anche tu fa così. Significa che nella vita, secondo quanto ci insegna Gesù nel Vangelo, non ci sono soltanto le parole, la dottrina, gli insegnamenti orali e neanche soltanto le istituzioni, gli organismi, diciamo, le organizzazioni. Esiste anche un numero, chiamiamolo così, dello statuto antropologico della vita umana e del vivere umano, che si chiama modello. L'umanità non può vivere senza dottrina, senza istituzioni, senza modelli. Chi ha studiato la storia sa che uno dei momenti più evolutivi della storia dei babilonesi fu quando il re Hammurabi emanò il codice con limiti altissimi, specialmente se comparato al codice romano, il codice soprattutto evoluto poi con Giustiniano attraverso il cristianesimo, però è già una legge, è già un corpo, una dottrina, una strada da perseguire. Così chi ha studiato la storia romana sa che ci fu un momento, niente foto durante l'omelia, ci fu un momento della storia romana in cui furono emanate le leggi delle 12 tavole, imperfette, d'accordo, poi il diritto romano diventò talmente, diciamo, trascinatore, che tutti i diritti di tutte le nazioni, quantomeno dell'Occidente, ma anche oltre, si sono rifatti al diritto romano. L'Italia, in modo speciale, era la patria, per secoli e secoli fu la patria del diritto. Venivano dall'Inghilterra, dalla Germania, dall'Olanda, dalla Francia, dalla Spagna a studiare diritto in Italia, perché era fondato sul diritto romano. E abbiamo anche un santo specializzato in diritto romano, studioso, esperto di diritto romano, che ebbe, come dire, rapporti di cultura e di istituzione, di università, con i grandi maestri della Germania, della Francia. Si chiama Contardo Ferrini, forse è un nome che molti di voi non avranno sentito nominare. Ha insegnato fino a Messina e Bologna sono state le grandi città che hanno avuto, diciamo, il vantaggio, il privilegio del suo grande insegnamento, uno dei più grandi esperti di diritto romano. Quindi le leggi, la dottrina anche, sono importanti per una civiltà. Sono importanti anche le istituzioni. Voi vi accorgete che tutto sommato, con i debiti cambiamenti e adattamenti, ormai nel mondo delle nazioni dove c'è lo stile democratico, cioè
un presidente, c'è un Parlamento più o meno articolato, con un numero più o meno grande, con sistemi di elezioni diversi, però c'è un Parlamento e c'è un presidente che non è padrone assoluto. L'epoca dei re assoluti è finita per sempre e non tornerà più, perlomeno dalle nostre parti. Che ci siano ancora altrove, in altre parti del mondo, specialmente in Oriente, tra Iran e Cina, tanto per capirci, dei regimi assolutamente totalitari, non parliamo poi del Myanmar, quello che una volta si chiamava Birmania, è certamente un difetto. Quando qualcuno invoca, scusatemi questa digressione che ritengo utile però, quando qualcuno invoca i regimi autoritari per dire che ci vogliono regimi efficaci per il buon andamento di una nazione, io dico sempre la nascita della democrazia è stata non in Italia. Quando è nata la democrazia in Italia era appena appena l'epoca dell'inizio della Repubblica Romana. Roma era ancora poco più che un villaggio. Però ad Atene nacque, si sviluppò in maniera talmente alta la democrazia che in quel periodo, 150 anni, 200 anni massimo, nacquero le più grandi opere che mai siano state fatte, eseguite, che sono mai esistite. I più grandi pittori, i più grandi scultori, i più grandi architetti, i più grandi medici, i più grandi matematici, i più grandi filosofi, i più grandi poeti, tragici, epici, lirici. E la democrazia produce cose belle, cose alte. E quindi la democrazia ha dei difetti. Tra Sparta, dove c'era un regime autoritario, e Atene, apparentemente per un periodo Sparta funzionò meglio, addirittura in quella che gli storici chiamano la guerra del Peloponneso, vinse Sparta rispetto ad Atene. Però al giorno d'oggi chi parla più di Sparta? Dove sono le opere, i frutti, i risultati di quella, chiamiamola, civiltà? Ora, i modelli hanno una grande importanza. Mi viene in mente, perdonatemi questa specie di dissertazione, però la ritengo utile, mi viene in mente per esempio Brunelleschi è, diciamo, il grande architetto scultore, l'autore della cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze, l'autore di quelle che più tardi furono chiamate le porte del paradiso nel battistero di Firenze. E Brunelleschi, per apprendere l'arte dell'architettura, per meglio esercitarsi, venne a Roma, fece un viaggio, scavava, cercava, operava, imparava, prendeva appunti. I modelli. E noi tutti sappiamo che i grandi artisti hanno dei modelli che tengono presenti. Non so se avete presente l'opera del battesimo di Gesù del Verrocchio, ce n'è una copia alla Chiesa della Noce. Gli esperti si accorgono immediatamente, proprio immediatamente, che uno degli angeli ai piedi, che prega ai piedi di Gesù,
non è opera dell'autore principale del quadro, è opera di un suo discepolo, più grande di lui, di gran lunga più grande di lui, Leonardo da Vinci, un angelo. Però anche lui, anche Leonardo, ebbe un modello, il suo maestro, che poi lo superò. E tutto questo vi sto dicendo perché quando Gesù porta tre modelli, il sacerdote, il levita e il samaritano, ci dice una cosa molto chiara: va e anche tu fai lo stesso, cioè non fare come il sacerdote, non fare come il levita, non fare finta di essere orbo quando vedi un bisogno. Fai come fece il samaritano. Ah, ha rivoltato la storia Gesù. Attenzione, l'impatto di questa parabola da parte di Gesù dovette essere terribile. È come se io, per raccontarvi una parabola, vi dicessi: un uomo è stato bastonato in mezzo alla strada da alcuni malviventi e si trova nel Ponte delle Teste, tra la vita e la morte. Passa un vescovo e fa finta di non vedere, passa un prete e fa finta di non vedere, passa un marocchino musulmano, se lo mette in macchina, lo porta all'ospedale, o meglio, chiama il 118, lo fa trasportare all'ospedale, si mette pure lui sul 118, parla con i medici, dice ai medici che se ci sono spese se le accolla lui, e poi riparte e magari lo va a trovare di nuovo. Attenzione, noi abbiamo bisogno di modelli. Vedete qui numerosi, e io mi sento orgoglioso in questo momento di avere una confraternita così ricca e così zelante della Madonna del Carmelo, però è lei il modello. La devozione alla Madonna del Carmelo è nata da alcuni frati, i quali proprio sul Monte Carmelo, nel Medioevo, cominciarono la loro attività seguendo le orme del profeta Elia, che voi vedete nella volta, in un episodio raccontato dal primo libro dei Re, e dietro questi monaci poi si sviluppò l'ordine in tutto il mondo, e uno di questi monaci ebbe una visione della Vergine Santa che gli mostrava lo scapolare e diceva: chi porterà questo scapolare, io prometto che subito dopo il primo sabato me lo porto in cielo. È una grande devozione, ma si capisce, è una devozione che devi avere come modello, non soltanto, non è il fatto materiale di portare lo scapolare, perché chi porta lo scapolare ma non ama Maria e non cammina secondo le orme della madre di Gesù, la quale passò tutta la vita a guardare suo figlio, a imitare suo figlio, a seguire suo figlio e anche a dare ordini a suo figlio. Quando disse ai servi nelle nozze di Cana: fate quello che egli vi dirà, praticamente mise suo figlio sul fatto compiuto. Gesù aveva detto: che c'è fra me e te, quasi a volere dire quello che tu mi vorresti far fare in questo momento, non è il momento, rimandiamolo a quando arriverà la mia ora. E invece Maria, come se non avesse sentito le parole del suo figlio, chiama i servi, li manda da lui e dice: fate quello che egli vi dirà. Ma questo è un monito per noi, perché anche a noi, come ha detto a suo figlio, dice: fate quello che egli vi dirà.
ed è in questa parola di Maria, fate quello che egli vi dirà, che si allinea il nostro discorso che riguarda il samaritano, che cura le ferite, che interviene, che si interessa, che tutto quello che il Vangelo ci insegna e che noi spesso non facciamo. Concludo con un riferimento agli eventi politici dell'Italia di oggi. Noi abbiamo un partito, alcuni partiti, che vogliono portare avanti l'idea che chiamano tecnicamente ius scholae, significa gli stranieri che abitano in Italia da parecchi anni e che frequentano le scuole italiane, se hanno, alcuni dicono la terza media, altri dicono il diploma, hanno il diritto di essere chiamati cittadini italiani. Ci trovate niente di strano? Io no, penso neanche voi, se siete fedeli parrocchiani della Madonna del Carmelo. Ma intanto c'è chi dice che questo non deve succedere, e se succede sarebbe capace pure di fare cadere il governo, perché si vogliono aiutare e promuovere persone che non sono gli italiani. Siamo ancora ai tempi di Mussolini. Guarda caso, però, gli stessi partiti che portano avanti una cosa bella, meravigliosa, secondo il Vangelo, portano avanti un'altra cosa completamente diversa contro il Vangelo. Che cosa? La cannabis. Il diritto che hanno i giovani di fumare la canna, cioè la droga leggera, il diritto cioè di commercializzare la droga leggera. Siamo impazziti, l'Italia è una nazione di pazzi. Che cosa significa questo? Che abbiamo modelli confusionali. E allora teniamoci ai modelli del Vangelo. Abbiamo il coraggio di dissentire da chiunque parte sta, quelle sono di destra, quelle di sinistra, quelle di centro, abbiamo il coraggio di dissentire, di dirlo e di fare sentire forte la nostra voce con tutti gli strumenti che abbiamo. Al giorno d'oggi con Facebook e con gli strumenti social tutti diventiamo maestri, tutti siamo possessori di cattedra. Allora diffondiamo le idee giuste, rifiutiamo le idee sbagliate, ispiriamoci allo Spirito Santo e alla Madonna del Carmelo per capire quello che è giusto e quello che è sbagliato, avendo come modello il Samaritano che viene incontro a dare una vita piena a chi è mezzo morto, non a dare una morte a chi invece è tintinnante nelle cose da fare e nelle scelte della propria vita.